Padre Francesco, un importante convegno oggi, il benessere alimentare nel mondo occidentale. Sì, è un convegno che chiude questo ciclo di convegni e di incontri, di seminari di studio che abbiamo seguito quest'anno dal titolo Le sfide della modernità tra scienza e coscienza. In questo caso tocchiamo con i vari argomenti dei convegni l'interesse di studio di tutte le facoltà. Questa è l'ultima, diciamo, facoltà che viene coinvolta, quella di bioscienze e tecnologie agroalimentari e ambientali, ma comunque sono incontri aperti a tutti, al pubblico, a tutta la cittadinanza. Tra l'altro un convegno che è perfettamente in linea con l'Expo e che chiude quest'anno il ciclo di convegni e di incontri, di seminari di studio previsti qui negli ambiti dell'Ateneo. Una pastorale universitaria molto attiva e gli studenti anche rispondono bene. Sì, gli studenti rispondono bene, vuoi per interessi di studio, vuoi anche perché ritrovano qui docenti che sono i loro docenti, i loro professori, ma che normalmente non hanno tempo e modo di approfondire argomenti che possono riguardare nel più profondo non solo la persona umana, ma argomenti di interesse generale che coinvolgono anche temi scottanti dell'opinione pubblica, che coinvolge anche l'opinione pubblica. Quindi in questo caso questo spazio che noi cerchiamo di dedicare tramite la pastorale universitaria va incontro a quegli interessi che spesso attraverso le materie semplici di studio non trovano risposta. Tirando un po' le somme di questo anno accademico con la pastorale universitaria e quindi con i convegni, cosa ci può dire? Beh, io sono molto contento. L'essenziale è che la pastorale universitaria è un servizio offerto dalla diocesi tramite l'ufficio diocesano della pastorale universitaria, aperto e a disposizione di tutti gli studenti. E devo dire che tutte le iniziative sono state molto molto seguite. Lunedì prossimo faremo una visita guidata presso le catacombe a Roma, quindi cerchiamo di seguire lo studente, il docente, il membro del personale tecnico amministrativo, sia in ambito accademico che fuori, insomma, di modo che tutta la sua vita possa essere, diciamo, seguita, accompagnata, condivisa con qualcuno anche al di fuori dell'ambito accademico. Qualche anticipazione per l'anno prossimo? Beh, qualche anticipazione dell'anno prossimo, visto che il convegno ci sarà, il prossimo convegno ecclesiale sul nuovo umanesimo, non nascondo che da parte mia sarebbe interessante poter riprendere alcuni aspetti che riguardano l'educazione in vista del nuovo umanesimo, quindi l'importanza della distinzione e della differenza sessuale, visto che in molte scuole purtroppo la teoria imperante del gender in alcune regioni d'Italia sin dalle scuole elementari comincia un po' a fare presa, quindi su alcune famiglie sta un po' troppo dilagando, e il Papa su questo ha lanciato già un allarme, quindi l'Ufficio Nazionale Educazione Scuola Università in questo senso si è già allertato. Abbiamo fatto anche un incontro formativo in CEI per noi che siamo impegnati in questi ambiti educativi. Professor Claudio Lo Sterzo, questo convegno di oggi, a coronamento in un ciclo di incontri, di cui lei fa parte proponente di questi incontri. Sì, questo ciclo questo incontro di oggi chiude un ciclo annuale di incontri che ha caratterizzato la presenza della pastorale universitaria nell'Ateneo Teramano, che si è sviluppata tra l'altro appunto con una serie di incontri con studiosi e dell'Ateneo Teramano e invitati dall'esterno su tematiche di attualità. Tematiche di grande attualità, di cui questo oggi è appunto sul benessere alimentare, e queste tematiche sono sempre state affrontate nello spirito di una formazione integrale della persona, dove si intende non solo l'aspetto tecnico in quanto tale, oggi noi qui parliamo di benessere alimentare, ma associato alla giustizia alimentare, all'equità della distribuzione alimentare, alla lotta allo spreco, ecco. Tutte tematiche che sono state affrontate, dicevo, in questa serie di incontri, guardando sia l'aspetto tecnico, ma dove questo aspetto tecnico metteva la persona e l'attenzione alla persona in senso globale come bisogno in maniera integrale. Gli studenti che partecipano sono interessati, prendono appunti, scrivono tutto.
E c'è un riscontro successivo a questi incontri? Sì, il riscontro è, come può notare da questo incontro, ma tutti gli incontri che sono stati fatti hanno avuto un grande seguito per due aspetti. Uno, per l'interesse in sé del percorso formativo, perché noi qui abbiamo studenti di scienze e tecnologie elementari, di biotecnologia, viticoltura ed enologia. Tutti questi incontri, diversi di questi incontri, sono stati proprio legati alla loro tematica professionale. E questo già fa parte del loro percorso, gli dà le ragioni umane anche per affrontare in maniera adeguata la loro formazione tecnica. E questi corsi, essendo tenuti anche da studiosi di livello, fanno parte in maniera integrale del loro percorso formativo, per cui alla fine di ogni conferenza c'è un test di valutazione di acquisizione dei contenuti della conferenza stessa che consegna loro da 0,5 a 1 CFU da sommare nei CFU a scelta nell'ambito del loro percorso formativo globale, perché come sa nel periodo universitario bisogna fare anche 180 crediti per laurearsi. Alcuni di questi crediti, dipende dai corsi laurea, vengono acquisiti con corsi a scelta. Ecco, questi vanno in quel tipo di cumulo. Secondo lei c'è stato, comprendendo anche quello di oggi, un incontro che è emerso più degli altri per gli studenti? Guardi, questo di oggi come dire, rischia di essere un incontro molto importante, sono sicuro dallo spessore dei relatori e dal tema e dalla numerosità dei studenti che ha frequentato, perché come dicevo prima è strettamente inerente al percorso professionale dei nostri corsi laurea e dentro quel cammino porta un respiro più profondo, l'attenzione alla persona. Quello che alla pastorale universitaria sta a cuore fino in fondo, cioè dare le ragioni umane, le ragioni anche spirituali, inteso proprio come ragioni profonde dell'agire dentro la società. Noi, io dico sempre ai miei studenti di scienze e tecnologie elementari, voi avete in mano come dire, una professionalità che deve risolvere uno dei problemi principali dell'umanità, di nutrirsi, ma come ci insegna Gesù nel Vangelo, non di solo pane vive l'uomo. Quindi noi vogliamo dare a questa professionalità anche una profondità umana, ecco, saper vivere questa professionalità nel rispetto totale del bisogno vero dell'uomo. C'è qualche argomento già in programmazione, in cantiere per il prossimo anno accademico? No, devo dire ancora no, ecco, stiamo appena chiudendo questo intensissimo anno accademico ed è in programma, in chiusura del nuovo anno accademico, lanciare, cominciare a costruire le proposte per il prossimo, ma vi assicuro che, come è stato in tutti questi anni, sarà un programma ricco e interessante.